Buonasera ragazzi, buonasera, scusate il ritardo. Oddio, che strano vedere solo me e la chat. Cioè, che trauma. Mi avete appena interrotto mentre facevo un cazzitone assurdo a Daniele perché non mangia niente. Vergognati, che lo sappiano tutti, così scrivetegli nel gruppo Telegram: Daniele mangia! A proposito di mangiare, a un certo punto voi mi vedrete cenare qui in live perché non ho avuto occasione. Ma oggi così, oggi faccio come quelle streamer belle, brave e fighe che fanno di tutto il live, chiacchierano, mangiano. E chi più ne ha più ne mette, chi se ne frega tanto. Sono qua da sola, manco lo vedo Daniele perché devo fare avanti e indietro con la schermata con Twitch, quindi... Ah, ti sento, sei sempre qua. Non morire sulla sedia. Brava, bravo Marion e brava le muffin che già hanno cominciato con il Daniele devi mangiare. Daniele mangia. No, poi lo faccio mangiare io. Appena riusciamo a vederci, lo costringerò a mangiare sushi finché non scoppieremo. E sashimi al salmone soprattutto. Come va ragazzi? Io ringrazio E The sono Scientist sei, for Fun bella per voi. per far parte dell'equipaggio da 6 mesi. Grazie, grazie mille, grazie di cuore. Umberto va domani al sushi e io ti posso rispondere, io domani vedo Daniele. E ho vinto comunque io. Cioè, ok, vai al sushi, ma vuoi mettere... Vedere Daniele, gioia mia, con il braccino messo qua, che domani appena lo vedo appena dimagrito e comincio a dare gli schiaffi in faccia. Questo è amicizia. Un Marion sta facendo un casino. Ha regalato l'abbonamento a Sapore di Panna. Ciao Lule. Che fa parte dell'equipaggio da 5 mesi. Bello, buon 5 mesi versario Luce. Mi sono ripreso il primo posto, giusto? Assolutamente è tuo, non te lo toglie nessuno. Come sto? Sto bene. Ho finito gli esami, così se vi interessasse saperlo, io ho finito questa sessione estiva, è stata... Uno stress immane, soprattutto per il caldo. Infatti, in famiglia siamo tutti influenzati e io sto cominciando oggi. Ho il principio di mal di gola perché stiamo abbracciati, ognuno ha un ventilatore personale. Io ho quello mio piccolino, che però è sempre puntato qui. E quindi ora mi beccherò l'influenza, come se non bastasse oltre il caldo. Però sono ufficialmente in vacanza e per questo vi ricordo. Ne approfitto adesso, vi ricordo degli aggiornamenti che ho fatto nel gruppo Telegram con gli abbonati. Se tra di voi c'è qualcuno che non è abbonato, lo sappia adesso, abbonatevi, perché stanno arrivando i regali di maggio e giugno che non siamo riusciti a mandarvi prima. Il regalo di maggio in particolare, che è successo? Un Meren ha regalato un abbonamento e a chi l'ha regalato? A Gennaroff 93, benvenuto nell'equipaggio degli Inchiostronauti. Riceverai al più presto un link per unirti al gruppo Telegram. O se Daniele vuole suggerirmi un modo magico per farlo accedere subito, perché se non sbaglio c'è un bottoncino. Ok. Allora, Gennaroff 93, se sei in chat sappi che puoi premere il punto, cioè puoi scrivere punto esclamativo sub e ti arriverà subito la richiesta, il metodo, il modo di il link per accedere al gruppo Telegram. Grazie sempre, Dan. Fine, qui c'è stando la grande Gabri. È tipo, non lo so, a teatro quando i figli scemi fanno il saggio di danza e i genitori sono lì, tipo, dai, sei quella è mia figlia. Mi sento la figlia scema di turno che sta facendo il saggio di danza. Comunque, e niente, questo per dire che vi arriveranno al più presto i regali di maggio e giugno. Il regalo di maggio, in particolare, visto che
il nostro Dan non avrà modo di scrivere il testo molto presto, non è detto che non lo scriva, però visto che era giusto mandarvi questo regalo di maggio per ringraziarvi degli abbonamenti, vi manderemo l'illustrazione classica che mandiamo per ogni story build e la prestige in sostituzione al testo, che ripeto non è detto che non riceverete, perché magari ogni tanto noi ce ne usciamo di fare qualche lettura, raccogliamo gli story build regalo e poi facciamo un just chatting dove leggiamo magari i precedenti tre dei mesi, e quindi un giorno magari riuscirete a scoprire la storia di questo story build in particolare. Però al momento, per ringraziarvi del regalo degli abbonamenti di maggio, come regalo vi manderemo due illustrazioni invece che un'illustrazione e un testo. Approfittatene, perché così riuscite a godervi la prestige che ha fatto Giovanni sull'illustrazione classica di Deborah, e sono due lavori meravigliosi e incredibili. Per quanto riguarda il regalo di giugno, sta arrivando, sto finendo di scriverlo e vi arriverà presto tutto il pacchetto, ma tanto luglio è appena arrivato, quindi nessun problema. Quindi avrete due modi, cioè avete un modo di rigodervi due regali e poi abbonatevi, così entrate nel gruppo Telegram e potrete decidere anche il regalo di luglio che spetterà scrivere a Fede. Vederti in live da sola mi ricorda tanto il December, Nostalgic Violin Plays in Background. Sì, anche a me lo ricorda, però quella non era un just chatting improvvisatissimo. Era la live in cui sapevo cosa fare, era la live in cui, maestra, sono preparata, lo giuro, stavolta no. Quindi non ho il mio libro da leggere, non ho il mio libro in mano, non ho l'idea di cosa andremo a parlare e blaterare stasera. Se dovessimo annoiarci a un certo punto, magari io lo prendo un libro a caso e comincio a leggerlo, ma spera la mia gola di no, spera solo che stia qui a ciarlare e non anche a leggere. Sì, Vampiro Cyborg, il December da me rinominato così era un modo per chiamare una challenge che mi sono autoimposta a dicembre scorso. Visto che il Natale sarebbe stato diverso, era un Natale passato praticamente in pandemia o in zona rossa per la maggior parte dell'Italia, avevo pensato di fare una volta a settimana, se non sbaglio mercoledì, durante tutto il mese di dicembre, delle live su YouTube in cui leggevo i miei libri. Danza Macabra e Litania Lugubre. Sono state live carine. Io ho questo vizio di rinominare ogni singola cosa che posseggo, penso, dico e faccio, e quindi ho detto va bene, dicembre, alla fine dopo vari tentativi con mia sorella abbiamo deciso per December, suonava bene, e tornerà il December, in realtà lo voglio rifare, però dobbiamo aspettare dicembre. Era bellissimo quel periodo, le mie settimane le calcolavo tipo ok, meno 5 giorni a dicembre di settimana, ma lo sai che sto pensando che il dicembre era tipo il mio periodo adesso quando aspetto Loki, cioè il Loki è praticamente il mercoledì di Loki, c'era il mercoledì del dicembre pure per me a dicembre. No, va bene, grazie Umerion. Era un bel periodo, era un bel mese dedicato a Danza Macabra, era un bel modo ogni settimana di rinchiudermi 2-3 orette a leggere i libri e a sclerare, e voglio tornare, voglio che torni, e non sarà l'unica cosa a tornare, tornerà anche un videino che sto pensando e che appena Daniele guarisce, già ve lo fa così, appena Sir Daniel, gioia mia, si riprende, lo trascino in un bosco e mi faccio filmare a fare roba con qualcun altro, perché non sarò da sola stavolta, e facciamo un altro video. Così a distanza di un anno uscirà un altro video, perché non sono in grado di pensarne due all'anno contemporaneamente. Daniele, ti offrirò del sushi, va bene, altro sushi in programma. Tu di lei effettivamente ti devi spaventare, non di me. Come sta Daniele? Ho letto che stava poco bene, mi dispiace tanto. Vabbè, si può dire Dan in live. Allora, Dan ha avuto un problema, ha avuto un incidente
stai zitta. Allora, ho avuto un incidente con uno di questi monopattini, se non sbaglio, elettrici che hanno messo in circolazione in città. E questo ha preso una buca, non ci voleva, siccome lui soffre alle spalle di dislocazione. Come si chiama? Lussazione alle spalle, cioè prende, inciampa per strada e la spalla destra di solito va avanti mentre lui resta indietro. Stavolta ha preso una buca e la spalla sinistra ha ben pensato di uscirsene dal suo posto, dove dovrebbe stare di solito. E quindi manovre varie, non può usare il braccio, non potrà usare il braccio per almeno un mesetto. Tutto luglio, compresa di fisioterapia. Ed è buono che guarisci a Ferragosto, perché a Ferragosto ti prendo e ti trascino a mare. La santa pazienza, Maria, quanto è dimagrito, neanche lo devo vedere in faccia, perché mi fa impressione vederlo così magro. No, io ti faccio mangiare a forza. Digita tuna per offrire un nigiri a Dani. Sì, lo faremo. Però gli auguriamo pronta guarigione. Comunque è stato bravissimo. Il piano era di... vabbè, non ti preoccupare, Lule. Grazie. Grazie lo stesso. Dicendo. Il piano era di andare in là da sola, invece lui oggi mi è corso in aiuto e si è fatto comunque portare il PC a casuccia per avviare la live, quindi non è solo un regista, è un santo. Speriamo vero Santo Daniele nel calendario. Santo Dan. Dice Bruno, unica pezza è dover fare fisioterapia a luglio, vorrà dire che mangerai più gelati e cibi freddi, quello sì. No, ok, va bene. Bruno, ti fa sapere, Dan, che la fisioterapia dura 12 settimane e dovrà stare fino a dicembre a fare fisioterapia. Quindi vuol dire che non puoi guidare fino a dicembre. Ok. Non potrai sollevare i pesi fino a dicembre, sostanzialmente. È come se ti mancasse sollevare pesi. Chiama me. Vampiro Cyborg non sa cosa sia la dislocazione. Mi sa che Daniele sottintende un buon per te, spera di non saperlo mai, non scoprirlo mai cos'è una dislocazione. E questo, ragazzi, quindi questa lunga introduzione per dire regali vari, abbonatevi, tutto quello che arriverà, cosa è successo e perché non siamo stati molto presenti ultimamente. Signori, oggi facciamo una live di Just Chatting. Io ho la cena davanti, quindi mangerò pure. Fatemi compagnia, fate domande, chiedete il cavolo che vi pare, veramente sono qua per voi. Non fatemi cercare le domande su internet, tipo conversazioni al primo appuntamento e devo pure rispondere da sola. Per favore, fatemele voi. Altrimenti non lo so, piango, prendo un libro e leggo a caso, decidete voi. Però non fatemi leggere, non fatemi piangere, mi prego. Basta piangere. Immagino Gabriella che solleva pesi con la colonna sonora Zero to Hero. Certo. Ovviamente cantata da me e Daniele. Io un giorno la live karaoke a tema Disney e non Disney me la devo fare. Vi devo fare vedere questa meraviglia. Devo mettermi. No, non anche per forza su Twitch, ok? Però io metterò un giorno il mio telefono nella macchina di Daniele. Ci riprenderò mentre cantiamo e farò pure le richieste. Signori, chiedeteci i cartoni animati e noi cantiamo quello che volete per voi, perché è uno spettacolo. Esatto, in macchina abbiamo... Sì, abbiamo... Daniele è ben fornito di cartoni. Al di là del video che hai in cantiere, prossimi progetti è laurearmi. I prossimi progetti in realtà è darmi l'esame di... A, a, darmi gli altri esami a settembre, ottobre. No, no, dai,
scherzi a parte, in realtà vorrei godermi una vacanza almeno di 1 o 2 settimane a luglio. Ho bisogno di riposarmi, schiarirmi le idee un attimo. In realtà sto lavorando per ora a una serie di Draw This in Your Style che posterò su Instagram. Sono di molto carini, giusto per tenersi un po' non in allenamento col disegno, perché disegno tutti i giorni, tutto il giorno, sai che non mi serve più l'allenamento, però giusto per postare qualcosa di un po' diverso, che non siano calendario, tarocchi, disegni miei, ogni tanto anche disegnare personaggi altrui non è brutto, anzi allena un po' la fantasia e la creatività. Quindi vedrete questo paio di Draw This in Your Style sul mio feed e poi qualche altro disegno personale che sto facendo, perché almeno una volta ogni 3 mesi o Rainbow devo disegnarla da qualche parte, e altrimenti se la prende con me, non perché io ovviamente voglio disegnarla, però. E poi riprendere un po' in mano la scrittura, che nell'ultimo mesetto e mezzo ho purtroppo abbandonato per questioni di studio. Ci sta, ci vuole anche un po' di sanità mentale, quindi ho tutta l'intenzione di continuare a scrivere questo fantomatico, terribile terzo libro, sperando di arrivare a mettere punto in un bel punto a un certo punto. A un certo punto dell'estate ho detto 3 volte punto in una frase, ragazzi, cioè questo se non è un record non so cosa sia. Cosa disegnerai nel tuo stile? Almeno il primo soggetto. Come lo spiego? È una ragazza. Cioè, è un personaggio di questo altro artista, se non sbaglio pure siciliano. È una ragazza con un grosso cappello da fungo rosso, è un rospetto, è una lumachina, e i capelli rosa. Questo, è un cuore da qualche parte che io ho preso e ho spostato nella mano di lei, perché dove lo metti se non in mano? E quindi, siccome mi sono presa la licenza poetica, ero ispirata. Lui ha disegnato praticamente solo il ritratto, io l'ho fatto a pezzo intero, perché una volta che sai fare i pezzi interi, che fai? Non disegni i pezzi interi, voglio dire, i vestiti, cioè ragazzi, i vestiti, non ho dovuto disegnare un vestito Lolita e appicciaiolo lì, quindi. L'ho disegnata, ma è quasi finito. Sto aggiustando gli ultimi accorgimenti, le ultime tonalità di colore. Poi lo vedrete postato, se non domani, dopodomani. Cosa mangi di buono? Cosa mangio? Con che cosa sto giocando da 3 ore invece di mangiarlo piuttosto? È un'insalata con uova e patate. Le mie due cose preferite, senza il salmone. Togliendo il salmone, sono le due cose che preferisco, perché non ho il salmone a casa. Sono le mie due cose preferite da mangiare, quindi ora me le mangio, giuro, smetto di blaterare. Sì, Daniele, anche però di me si sa che non mangio. Tu invece devi mangiare, devi tenerti in forza perché devi crescere. Ah, è salsa di soia. Beata te che puoi insalatare quanto ti pare. Insalatare che vuol dire? In che senso? Mangiare insalata? Ma non è la vera insalata, cioè non c'è niente di verde. Questo è il bello, non c'è niente, si chiama insalata, non c'è nulla di verde. Le patate sono verdure, non sono ortaggi. Va bene, Daniele, rovinami l'infanzia. No, non scherzo, scherzo. Va bene, è arrivato il momento in cui devo piangere perché nessuno sta scrivendo più in chat. Va bene, ragazzi, l'avete voluto voi. Ora metto a piangere. Insalata, mangiare. Sì, no, i tuberi sono carboidrati. Bambino cyborg, hai perfettamente ragione. I tuberi sono carboidrati. Però sono buoni.
C'è poco da fare. Allora, che vi racconto? Cosa? Quando vuoi. Allora, che vi racconto? Di che parliamo? Che facciamo? Boni, boni, grazie Luce. Ciao Lule. Ciao Lule. Vi racconto dei miei programmi per la mia vacanza. Partirò, non è vero, non parto, non vado da nessuna parte, non devo andare. Però passerò tutti i miei giorni, oltre che a disegnare, a scrivere e a leggere, ora la lettura sarà una bella questione da affrontare. Giocherò tutti i miei giorni a League of Legends e a Genshin Impact, perché stanno per mettere l'aggiornamento di Genshin Impact sulla nuova regione ispirata al Giappone, Inazuma, e non vedo l'ora. E a League of Legends perché un giorno io sono convinta che più gioco, un giorno arriverò a essere brava, quantomeno a smettere di sentirmi la nullità. E quindi, no, allora, senza chiudere il microfono, devo dirvi che sono arrivata al punto in cui non mi faccio ammazzare più così spesso per come Pazzesco, non sono facevo l'unico che non all'inizio. parte per le vacanze. Thanos Exiles. Grazie di far parte del nostro equipaggio da 6 mesi e grazie per farmi sentire meno sola per non star partendo. Ditemi ora se mi sentite. Mi si sente, mi si sente? Sì. Allora, ti capisco, Macabre, ti capisco. I miei primi giorni a LOL sono stati frustranti a dir poco. Però, ragazzi, cioè, non riesco più a morire. Nel senso, se mi ammazzano massimo 2 volte. Sto diventando una brava support. Quindi, cioè. Tanto di cappello, non... è un traguardo non morire più. Allora, mi chiedeva un Marion, tra i personaggi che ho creato, non i protagonisti, chi è il tuo preferito e chi è quello che odi di più? Il mio preferito credo sia... Oddio, perché Sapore di Panna piange? Perché non mi sente più? Boh. Il mio preferito è tra i non protagonisti. Credo Victor Alexander Ebonis. No, perché ho detto Victor? No. Maria. Alexander Evanis Ebonis. Ok. Ho sbagliato. Perché io volevo dire Victor. Io volevo dire Victor. Però si è infilato l'altro sto a dire. No, io sono il tuo preferito. Non cominciamo. Va bene, ho 2 personaggi preferiti non protagonisti. Si sono Victor Raiden e Alexander Ebony Sebony. Ok, va bene. Poi mi dicono che non sono posseduta dai miei personaggi. Va bene. Cioè, è stato incredibile, ragazzi. Stavo per rispondere. Victor, e si è infilato quello. No, Alexander è il tuo preferito. Va bene, ho capito.
che sono rispettivamente uno il padre di Cameron e l'altro un cugino di chissà quale grado di Cameron, sempre Victor Nunn si tocca. Grazie Di Franco per esserti abbonato da 15 mesi al canale. 15 mesi, wow! Sono Victor è un villain, uno molto cattivo all'interno della storia, però a me, mi è divertito scriverlo, mi è divertito lavorare sulla sua psicologia, è un personaggio elegante, è un personaggio affascinante, mi fa impazzire, non ci posso fare niente. E poi c'è Alexander Evanis che non fa che immischiarsi in ogni singolo argomento che io cerco di parlare e lui continua imperterrito. Alexander è un personaggio che era nato per essere nominato una volta e sparire all'interno del libro, perché non era lui quello importante, mi serviva uno dei suoi parenti per sbloccare un punto chiave tipo nel quinto libro. E lui era soltanto, serviva lì soltanto per creare il pretesto per introdurre questo personaggio. E invece, siccome alla fine ha preso piede, perché è uno scrittore e tra scrittori lui sa i miei segreti, ok? Lui sa che non valgono le altre scuse che valgono per gli altri personaggi, alla fine ha voluto il secondo nome, la casa grande, la casa importante, l'età che voleva lui, cioè è andato non voleva frequentare la scuola, cioè tutte le cose che non c'entrano niente ad Asteria nel mio libro, lui le ha volute così, e io ho dovuto pure trovare la giustificazione per... Voleva fare tutti i discorsi lui del mondo, io non posso dimenticarmi che il suo capitolo, o i capitoli in cui spunta, erano tipo divisi in frammenti perché non riuscivo a trovare un collegamento fra una cosa che diceva e una cosa che diceva dopo. Alla fine ci sono riuscita, ma è stato, credetemi, un parto, però... Non a caso il suo capitolo è uno dei miei preferiti perché, cioè, è uscito... troppo bene, è troppo bello. Non mi sto facendo i complimenti da sola. No, di Alexander. Victor è bellissimo, Victor va a letto, non si può spiegare. Victor, perché, a parte che una serie di spoiler, è poi un personaggio orribile, cioè, è un personaggio bello, ma una persona orribile. Però è carino, Victor, cioè, è bello da leggere, è affascinante. Quindi credo di aver risposto. Poi avevo letto, mi ha convinto pizza e ananas, sia? Quando mi ha detto pizza e ananas? Perché pizza e ananas? No. Leggeremo il labiale, sì, mentre mangio. Però quello che mangi sembra buono. Non è male, vi devo dire. Cioè, buono, sì, è buono. ASMR di cibo siciliano. Ma non sto mangiando cibo siciliano. Cioè... Sto mangiando cibo normalissimo che di solito non metteresti insieme, ma se lo metti insieme è buono. Più salsa di soia, perché la salsa di soia è sempre buona e buona accetta. Provate a giocare a LOL senza mouse. Ma che suicidio! No, mamma mia! Allora, già il fatto che per spostarti... tu non debba premere un tasto, cioè io di solito premo un tasto per giocare, per spostarmi nel mondo dell'internet, si preme un tasto, a LOL devi premere l'altro. È stato, ragazzi, traumatizzante, ve lo giuro, cioè non riuscivo, ero messa che dicevo perché mi ha introdotto Giovanni al League of Legends, ero tipo Giovanni ma io lo disinstallo, cioè, ma fammelo cambiare, come cambio i comandi? Fa, no, ma sorella, ma cosa lo cambio a fare i tasti a LOL? Con quelli si gioca, fa, no, fammeli cambiare, ancora oggi è un po'... Secondo me League of Legends è difficile perché i tasti non sono messi buoni, cioè i tasti non sono quelli che dovrebbero essere usati. Su via lo so perfino io che papino Zhongli. Oh, mamma mia, Zhongli. Che bello che è Zhongli. Che bello che è Zhongli. Io adoro come personaggio Mastery al momento. Io sto giocando molto con Seraphine. Perché ho vinto la skin. Cioè ho trovato la skin in uno dei... Delle... Come si chiama... Delle boccette. Uno di quei contenitori campione. Non lo so, non è una boccetta, ok. Però è una cosa
ho scritto poi campione, l'ho trovata lì, ho detto che faccio, non la flexi, non sbatti in faccia a tutti che hai avuto gratis 30 euro di tre skin, tra l'altro manco una. E quindi ho comprato Seraphin con i gettoni del gioco. Io non spendo soldi per i giochi, non ancora, appena mi metteranno la skin di Jungle lo farò. Ops! E quindi mi sono messa a giocare con Seraphin support, che secondo me giocare support è un ottimo modo per imparare a giocare. Poi ogni tanto gioco anche con Gwen, quando proprio ho accumulato abbastanza vittorie da non mi fa male all'orgoglio se perdo e se muoio spesso, quindi siccome però Gwen è perfetta, cioè bellissima, io ho scaricato, parliamoci chiaro, il gioco soltanto per lei, perché è una bambola che viene in vita con delle forbici giganti, con i capelli blu, verde e acqua, cioè è mia, cioè deve essere mia, Gwen è mia. Danny, come va? Sei vivo? Tanto, se l'ho detto prima, hai risposto, Dan, è vivo, ok. Quanto ore ci hai messo per digitare un sì? Sono vivo. No, tesoro, sto scherzando. E se anche te li autorivolgessi, che c'è di male se te li meriti? No. Non si fanno i complimenti da soli. Mastery è troppo facile da usare. Io ero per Darius con le sue slam dunk. Darius è un personaggio, vabbè, cioè bello, però è rotto anche, come Garen. A me piace tanto come personaggio, mi sono innamorata anni fa, prima addirittura, perché il gioco l'ho scaricato qualche mese fa, mi ero innamorata tantissimo della storia di Kindred, proprio del concept del personaggio dell'agnella e del lupo, infatti li vorrei anche disegnare. Sono bellissimi, sono veramente splendidi, i loro voice over sono poesia, cioè parliamoci chiaro, è poesia, e la soundtrack pure, quindi volevo giocare per giocare Kindred, solo che va a finire che ogni personaggio che io dico mi piace quel personaggio, un mio amico continua a dirmi ma lui è difficile, va bene, mi piace quel personaggio, ma è difficile, mi piace quel personaggio, sì ma è difficile, perché mi devono piacere sempre i personaggi difficili, ce n'è uno bellissimo di cui mi sono innamorata di recente che si chiama Fiddlestick. Gli hanno aggiornato la storia di recente, è uno spaventapasseri che però è posseduto dal demone della paura, cioè dall'incarnazione della paura. Ragazzi, Fiddlestick ripete le cose delle persone che uccide, cioè ripete l'ultima cosa che sente dalle sue vittime. È bellissimo. Io sono innamorata! A parte che c'è una skin con scritto Fiddlestick Pumpkin, che, capito, è Jack Skeletron, è lì e mi chiama. Però la trovo una cosa così geniale, così bella. Se potete, cercate il suo voiceover su YouTube, è una playlist di lui che si fa tutte le voci da solo, di due bambini che insegue fino a casa e uccide. Ma è così bello, è così geniale, così proprio da brividi che non ci dormo la notte, eh? Bello, è proprio bello, lo adoro. Tanto. Sono belle lore quelle dei personaggi di League of Legends. Hanno belle storie, bei concept. Carino, vero. Anche se non è, diciamo, un gioco... Non è uno dei tipi di giochi, ecco, a cui mi affeziono facilmente e da cui mi lascio attrarre facilmente. A me piacciono più i giochi stile Breath of the Wild o Genshin Impact, dove hai un mondo da esplorare in solitaria, se vuoi qualche missione, se vuoi la storia principale, però sostanzialmente dove fai quello che vuoi, hai il tuo personaggio, il tuo inventario, è un'avventura a tutti gli effetti. A me quel genere di gioco piace, qui si combatte e basta, e si litiga con gli altri utenti e basta. Bello, per carità, ha il suo fascino. Durante la sessione sono sopravvissuta così perché sfogavo il mio odio verso storia dell'arte contemporanea giocando a League of Legends, però Genshin e Breath of the Wild hanno un fascino tutto loro, tutto qui. Diavolo, la sartina dalle... No, sono andata troppo giù. Vampiro Cyborg, non tu, la gemella lucente.
i tassi non sono quello che sembrano. Capito, macabro, è bella anche lei, ma non mi fa impazzire a livello di gameplay. Vabbè, sono gusti, figurati, sono assolutamente gusti. La sartina dalle mosse fine sei tu, basta avviarsi in modo consono e sei Gwen. Sì, il mondo consono, il cosplay costa, quindi costano i cosplay, quindi non farò tanti cosplay nella vita. Vivo sono vivo, questa è la risposta di Dan. Infortunato, ma la regia riesco a farla ancora, quella sempre. Alla regia nel DNA. Sì, diglielo Dan, diglielo. Te la devo fare una maglietta con scritta regia. La sedia con scritto regia. Barcollo ma non mollo, regia. Gioia. La parte bella di Darius è quando vedi gli avversari andare via con lo stanco di sangue e tu sei lì tranquilla a osservarli e attendere, intendo che muoiano. Che momento di panico. Che momento di panico. Fidestick non è così complicato da che ricordi. Non lo so, perché mi dicevano che l'hanno aggiornato di recente, ma credo che in generale ho capito che questo mio amico dice che i difficili da giocare sono i jungler. Cioè, io ho capito che a primo acchito mi innamoro degli ipotetici jungler, anche se non so che sono jungler, quindi non lo so, hanno un fascino loro. E possibilmente è vero, cioè il jungler è il ruolo più difficile all'interno del gioco, sto capendo. Tra l'altro, se la partita è persa è per colpa del jungler, cioè dai la colpa al jungler o alla AD carry, o alla AD carry che... Ragazzi, quanti AD carry mi capitano che non sanno fare la AD carry. Poi ultimamente, non lo so, saranno tipo 3 giorni che ogni partita che gioco tutti dicono è la prima volta che gioco questo champ. Che ti devo dire, figlio mio, sono stata anch'io al tuo posto, non ti dico nulla. Però che, cioè, una cosa divertentissima che mi è capitata ultimamente è stata martedì scorso, quando martedì ha giocato l'Italia contro la Spagna, abbiamo vinto. E praticamente io me ne torno qui in camera, mi metto a giocare a LOL, parto Seraphine, ok, e trovo uno Yasuo con me a D carry. Non so che ci faceva lì, perché uno dei motivi per cui io gioco support è che Yasuo di solito se ne va in top, così io non li guardo, non ci ho a che fare, perché sono dei tossici quelli che giocano Yasuo, però vabbè. E me lo trovo a D carry. A 2 minuti dalla partita, Yasuo era morto 5 volte. A un certo punto ho detto, senti, ma la smetti di fiddarmi i tizi della botlane? Sì. Non sono tecnica, è che me ne hanno ripetute così tante volte in chat e io ero tutto il tempo a mandare punti interrogativi perché non capivo cosa stessero dicendo, che mi sono cercata linguaggio di League of Legends su internet e sto cercando di memorizzare il dizionario. Comunque, ed ero tipo a dirgli, Yasuo, stop killing, cosa del genere, tipo smetti di morire. E lui mi fa, in italiano, non rompere. E ho detto... Guarda che sono italiana come te. Ah, e lui, ah cavolo, ma che fai il furbo con gli stranieri che non ti capiscono? Non ho capito, cioè gli scrivi in italiano così perché non sanno cosa vogliono dire. E alla fine ci siamo messi a parlare in italiano. Lui continuava a morire, cioè non c'era verso di... Poi se ne è uscito col discorso che era la prima volta che usava Yasuo. Ci credo poco, però va bene. E ho detto, guarda, non me la prendo con te soltanto perché abbiamo vinto contro gli spagnoli oggi e noi italiani siamo troppo forti, quindi al momento sono di buon umore, non ti dico niente, però smetti di fiddarmi, cioè, quelli in bottle, perché che cavolo, c'è tutto, c'era una Tristana così forte, 8 kill con Yasuo, voglio dire. Mamma mia ragazzi, dico, leggendo un gioco stressante, però è bello. Il vampiro Cyborg dice, vetro. Riesco ancora a ricordare gli occhi spalancati e il suo livello, anche se non ho mai giocato e credo mai lo farò. Vetro. Ma chi è? Chi è Vampiro Cyborg? Non ho capito. Vero, dice The Scientist for Fun, ma lo adoro lo stesso. Per secondo adoro Shaco. Difficile usare gli inizi, almeno per me, ma l'ho padroneggiato abbastanza bene. Ho vinto una skin di Shaco. Ho vinto Shaco Schiaccianoci. Ero indecisa se prenderlo e provarlo. Consigliatemi voi, secondo voi dovrei acquistare Shaco?
non lo so, perché... perché è un altro jungler e già ho da imparare Kindred e Fiddlestick, non ci giocherai con Shaco, anche se una volta ci è capitato uno Shaco top che è stato il devasto, cioè veramente il devasto. E quindi non lo so, ero intenzionata a comprarmi un personaggio di genere Assassin, l'assassino, perché non ne ho. E mi piaceva il nuovo PG che sta uscendo, Ashkana se non sbaglio si chiami, e non so se è di genere Assassin, però ci assomiglia, quindi potrebbe essere, non lo so, va a finire che ho un sacco di gemmine blu che io dico ok, vorrei quel PG, e poi non me ne compro nessuno perché non so quale comprarmi prima, quindi accumulo gemme blu a caso. Escludendo quello d'attacco, lo chiamo così per non fare spoiler, qual è il tuo gigante preferito di Out? No, perché io direi il gigante d'attacco, nel senso è bello, ma perché mi piace chi ce l'ha. Forse il gigante martello. Allora, come concept di giganti, il gigante martello, perché quello si crea tutte le armi che vuole, capito? È bellissimo. Però mi piace tantissimo come PG, tra quelli che padroneggiano i giganti, Pick. Che è... Pick. Che è il personaggio che tiene il gigante da Soma, se non sbaglio in italiano si dice. Quello con il... muso tanto così che non serve a niente se non a trasportare tipo mitragliatrici varie. È carina, Pick è un bel personaggio, cioè mi è piaciuto veramente tanto. Te lo dice uno che l'ha fatto il jungle, io giocavo solo jungle top, perché fare il jungle in generale non è semplice, lo so, ho capito. Senza mouse fare da di carry o mid lane era troppo difficile. Ma io penso che il jungler sia... Mi diceva Giovanni, il jungler è un ruolo di precisione. Perché devi essere nel posto giusto al momento giusto. Devi andare a dare aiuto ai compagni. Non devi farti battere dal jungler avversario. Devi farti mossi, eccetera. È carino giocare jungler con i bot. Perché i bot non hanno un jungler. E la giungla è tutta tua. Basta. Ho detto tutto. Cosa, Dan? Io la guardo la mappa. È uscito il trailer di The Witcher. Ma lo sai che... Oh mio Dio, lo devo vedere. Non fate spoiler, lo devo vedere. Da mortale mi fai morire. Ci avevo pensato che la cosplayassi. Ricordi i vestiti che indossavi in Perché Danza Macabra? Che dopo fossero quelli li avessi già. Eh no, però nel nuovo video a cui sto pensando, sarà sempre un video su Danza Macabra, devo vedere quale estratto, se ci sarà un estratto da leggere, penso del secondo, ho comprato qualche mese fa dei nuovi vestitini, dei nuovi abiti stile vittoriano che sto aspettando di mettere da mesi e non vedo l'ora di metterli, quindi non vedo l'ora, arriverà questo video. Nei panni di Rainbow, morta di caldo ovviamente, ci sarà un caldo assurdo, ma per Danza Macabra si fa. Cari Gabriele, mi devo lasciare, ma grazie di questa bella live, per esserci stati, siete meravigliosi, alla prossima. Un bacio Ale, anche se te ne sarai già andata, vabbè, un merito, la saluti tu per me, per favore. Pensa che visto il mio nickname e molti su LOL credono che sia austriaco. Perché austriaco? Ma ti chiami Thanatos Exalos? No. Che pensano che tu sia austriaco? Che diavolo, già adesso fine. Ma lei se ne va sempre prima rispetto alle live. Il mio credo che sia indiano. Vetro significa vero, a volte mi scivola. Ok. Riguardava Kindred, storia appassionante, ma ho visto che è dannatamente arduo da usare. Poi non gioco a lui con Legend. Kindred è bello, cioè è una bella storia. È un bel personaggio, so, è bello il concept, è bello tutto. Kindred è bello, punto. Ed è così bello che non hanno mai pensato di fare un'altra skin se non una o due.
perché già è perfetto così, Kindred, non lo devi cambiare, cioè è bello così. Mi chiamo Angry Strude e penso allo Strude come lo suo stream. Ma è vero, io pure ci penserei. Ma è bellissimo Angry Strude. È stupendo come nickname. Lo adoro. Perché ti chiami Angry Strude? Il gigante carro è orribile. Ma il gigante da Soma. Peak. È bella Peak. È inquietante, ha una bocca gigante. Il punto forte di Shaco è attaccare le spalle. Infatti i danni sono imbarazzanti alti. Ha belle mosse trappola, lo consiglio, ma va studiato bene. Bisogna sempre sfruttare bene la mappa di gioco. Allora non fa per me. Cioè io guardo la mappa, però non la capisco, cioè, non lo so, non mi aiuta a guardarla. Vabbè, sono ancora agli inizi comunque. Per muovere bene il jungle serve una grande comunicazione, possibilmente vocale nel gruppo, altrimenti è inutile. Eh sì, è questo, deve stare costantemente in contatto con gli altri. Cosa che io in genere non sono brava a fare. Se già do supporto al mio AD carry, mi devi dire grazie al mio AD carry. È uscito anche trailer di What If, se seguite Marvel Universe. Cosa? What If che cos'è? Cos'è, Dan? Dico. Fico. Quindi la Marvel praticamente se la canta e se la suona da sola. Cioè, noi facciamo una cosa, però facciamo anche What If. Va bene, Marvel. Un casino. Che è il motivo per cui la linea temporale sta subendo un sacco di sconvolgimenti. Ancora non ho comprato il primo, ancora non sono vaccinato totalmente. Cosa non hai comprato, Vampiro Cyborg? Perché mi chiamano gli Strude? La vera domanda è perché no? Hai ragione. Niente da ridire. Bravo, bravissimo. Comunque Angry Strude, cioè... Lo so che magari il tuo intento non era farci pensare al dolce austriaco, però penserò sempre al dolce austriaco con una faccina arrabbiata sopra e sarà il momento felice della giornata. Confermo, intendo quel nome unico semi-austriaco. No, Vampiro Cyborg, ti chiedevo che cosa non hai comprato, perché dicevi non ho ancora comprato il primo. Il primo di cosa? Grazie per il follow, Franchecco Game PC, benvenuto. E benvenuto anche ad Alpha Combattente 1. Scrive Weotaku, ma non so a chi si riferisca. E Cristianbo che dice ciao Gabri. Ciao, ci conosciamo. Sì, lo so che ho scritto Gabriele il nome, non sono cieca o stupida, però, capito, ti prendi una confidenza, penso di... Poi se anche se non ci conosciamo c'è nessun problema a essere chiamata Gabri, ragazzi, però di solito tipo mi scrive gente io non so chi sia, e poi tipo, ma siamo stati insieme a scuola per 6 anni, vero? Quindi scusate se non vi riconosco subito. Angry Strudel mi pare... Nacque come Nick perché avevamo tutti i nomi correlati al cibo, ma male. Infatti il mio account Smurf segue la medesima linea e si chiama Viper Viennetta. Ma è bellissimo, è stupendo. Io pure una volta avevo dei nomi
giocavamo a un gioco con mia sorella e mia cugina tanti, tanti, tanti anni fa, avevo 10 anni, 11 anni. E mi ricordo che ci chiamavamo tipo cotoletta, patatine fritte e maionese. Io ero cotoletta, patatine fritte e ketchup, ce n'era un'altra cotoletta, patatine fritte e salsa rosa. Ragazzi, era bellissimo, però sono cose che coglio a 11 anni, non mi aspetto. Questo Frank Ecco Game non so che sta dicendo, però ha delle emoji carine, quindi va bene. Grazie per il follow, Mortis Game, M0, eccetera, Game. Luce se lo ricorda, Luce, ma quanto era bello avere il nome cotoletta, patatine fritte, maionese, salsa rosa e ketchup, cioè. Mamma mia, che poi entravo tutte e tre in questa chatroom. Cioè, che cavolo hanno queste tre che non vanno? Io non capisco quello che sta succedendo, cioè non capisco la lingua di che stanno parlando. Va bene, però grazie a chi mette il follow anche se non capiamo la vostra lingua. Grazie davvero. Infatti seguo di più la DC, la DC. Ammetto però che la DC stessa nei film almeno si regge in piedi solo grazie ai film guardanti il vigilante psicosociopatico. Cioè Batman? Il vigilante psicosociopatico vestito di nero? È lui? Potrebbe darsi. Dan, ma sei sicuro che non siano tipo dei bot? Perché hanno nomi strani. A me. Ok. Dici finché mettono follow al canale. Lo so, Lule, anche io sento puzza di bot. Come rumore in chat. Ciao Gabri, puoi salutare la mia amante Gabriella, si chiama proprio come te. Ciao, altra omonima dal nome, dal bel nome. Ciao Gabriella, come va? Non so neanche cosa in chat, comunque ciao. Ciao Gabriella. Mamma Gabri, chi altro? Grazie Christian per il follow. La DC ha fatto delle gran serie TV, ma pecca molto nei film. La Marvel ha un ottimo pacchetto cinematografico, ma ha toppato con qualitativo. Ah! Ah, però The Gift non l'ho visto neanche Runaway, quindi va bene, mi becco il. Non ti vergogni a fare queste cose nel 2021? Allora non sei un bot, Mortis Game. Allora non sei un bot, parli anche tu. No, vabbè, non succede niente. Ciao, mi saluti. Non c'è niente di che nel mio saluto, però saluto chi vuoi. Come i VIP. Ma anche Frank Ecco Game, allora, è un. Un bot. Sei una persona vera, Frank Ecco Game. Gamer. Salutami Christy e la mia crush Virgi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Ma dai tempo che anche Marvel fa serie pazzesche. La Marvel sta facendo serie pazzesche. La Marvel sta facendo WandaVision e Loki. Che sono. Ah, Daniele, non ti neanche ti guardo. Non ti guardo. La Marvel sta facendo serie pazzesche, ragazzi. E io non sto qui a parlare di quanto mi piaccia Loki. Non sto qui a dirlo. Ma mi piace tanto. Tanto, mi sta dando soddisfazioni. E io mercoledì prossimo non ci arrivo viva. E dopo mercoledì sicuramente non sopravvivrò. Comunque, WandaVision, gioiello della corona. Ecco, non dirò altro finché non mi verrà chiesto. Ma sappiate che Loki mi sta piacendo tanto. Tanto. Era proprio la cosa che noi fan di Loki ci aspettavamo. Che io, in quanto fan di Loki, aspettavo da anni. E sono contenta. Solo perché Tom Hiddleston è un dio. Dovete pagarlo di più a quella persona. Non si capisce se Loki recita Tom Hiddleston o Tom Hiddleston recita Loki. Perché entrambi sono due dei. Basta. Ho finito. Con questo chiudo il mio discorso. Ma pagatelo di più!
momento Stefania è finito, ma pagate di più quell'uomo, Dio. Oh, per favore. Esatto, Loki bellissimo. Grazie Bruno, grazie per questo... Per aiutarmi. Loki è troppo bello. Ma in realtà già Agent of S.H.I.E.L.D. è stata bella bella come serie, però secondo me hanno fatto troppe stagioni, toppando alcune e perdendosi per strada. Allora, Agent of S.H.I.E.L.D. la seguivano i miei genitori. E io qualche volta, perché ero nella stanza. Mi è sembrato tanto Once Upon a Time, nel senso che a un certo punto rigiravano la manovella e facevano altre cose. Poi tornavano indietro e ne facevano altre. Cioè, costantemente rigirare il brodo, come anche Pretty Little Liars e varie altre serie. Non lo so. Però belle, magari possono essere belle anche così. Tom Hiddleston è un attore da film, è vero. Bruno, ne parliamo. Cioè, ma quanto è bravo, ma... Dimmi che sei un fenomeno attoriale senza dirmi che sei un fenomeno attoriale e metti qualsiasi screenshot di Tom Hiddleston. Cioè, è bellissimo, è troppo bravo. WandaVision non mi ha fatto così tanto impazzire. No! Falcon e Winter Soldier mi ha lasciato parecchio con la mano in bocca, e Loki è tanta roba, sì. Ok, va bene, ti sei ripreso con Loki è tanta roba. Non ho visto Falcon and the Winter Soldier, perché in Falcon and the Winter Soldier c'è un problema. The Winter Soldier. Non mi piace, non mi è mai piaciuto, mai mi piacerà, e non guarderò una serie con lui. Non esiste, non esiste. WandaVision mi è piaciuto un sacco, è stato super inquietante, super creepy, fatto bene. Wanda poi è uno dei personaggi che adoro di più all'interno della Marvel, cioè è cresciuta tantissimo, è proprio un'antieroina per eccellenza, la adoro. Quindi sono proprio stata contenta della sua serie. E Loki, vabbè, stiamo parlando, è bellissimo, non vedo l'ora di scoprire cosa succederà nel proprio... Io non vedo l'ora di scoprire il plot twist finale, perché questa è una serie che urla plot twist tutti i secondi esistenti. Fatta eccezione per Gotham, le altre serie TV mi piacciono un sacco. Ultimamente mi sono fissata con quella su Harley Quinn, me la sto recuperando tutta la serie. C'è una serie TV su Harley Quinn? Vero? Ma fatta da chi? Daniele, che nel frattempo... guarda che te ne sei perso uno, Dan. No, perché ce n'è uno che pure ha mandato un messaggino un po'... Comunque, Gotham ha toppato con una sola cosa. L'hai visto? Sì. Il finale, l'ultimo episodio, nella mia testa non esiste, però è data la meravigliosa interpretazione di Joker. Esatto, la lunga si è perso, ma ce ne sono altre mostruose tipo Daredevil. Oh, ma quanto, ragazzi, cioè veramente, ma quanto avete scritto? Non fate arrabbiare Daniele, e dai, che quello è senza un braccio, per favore. No, quando si è tutto il braccio, fatelo arrabbiare, perché comunque può stare dietro a voi... Pagliacci, clown. Ma lasciatelo in pace adesso che sta male. Cioè, vi ci mettete pure voi. Capisco che si annoia, ma non ha chiesto questo come compagnia. Ma guarda quanto hanno scritto, tra l'altro. Tutta la chat mi si è intasata. Allora, il mio Falcon. Quell'attore lo tollero molto. Posso avermi rovinato vedente Altered Carbon. No, mi dispiace. A me stava simpatico, ti devo dire, nei Captain America. Forse più di Captain America. Vai, 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 tesoro, vai. La cosa che infatti sta creando un crash della serie Marvel è che sono tutti attori cinematografici che si prestano per fare le serie, quindi le capacità attoriali sono superiori. Mimiche facciali, specificità, tutto. E beh. Lo stesso Winter Soldier era una trasformazione del personaggio incredibile. No, non lo vedo. No, Bruno, ti voglio bene, ma non lo vedo. Non lo vedo The Winter Soldier. No, non lo voglio vedere mai più proprio. Speravo morisse. Nelle lacrime generali di Endgame, che non è più spoiler, ragazzi, cioè sono passati anni. Nelle mie lacrime generali a un certo punto è sparito lui e io sono stata urlando al cinema. Sì! Poi è pure tornato. Una gioia avevo. Una
e me l'hanno tolta. Senza un braccio, ma me la banno lo stesso, come un fabbro. È troppo bravo, eh. Si è fatto impiantare un hammer al posto del braccio. Vedete, a morte il finale. Le interpretazioni ci sta un sacco. Posso lamentare la sua peggiore interpretazione di Joker. Ah, ma sempre di Gotham stiamo parlando. Purtroppo non l'ho seguito granché, quindi non posso dirmi la conversazione. Però il Joker, fin quando l'ho visto, era tanta roba. Perché odio ed odiate il Soldato d'Inverno? Perché mi vanto di essere la persona più oggettiva di questa terra e non lo sono. Perché ho un problema di rancore che solo noi scorpioni possiamo capire. È perché la mia vita si basa sul non apprezzare cose che invece apprezzavano persone che mi hanno fatto dei torti. Quindi sostanzialmente a una persona che faceva parte della mia vita piaceva tanto The Winter Soldier, ha smesso di fare parte della mia vita. The Winter Soldier ha una croce sopra, come altre cose, tipo altre serie TV che non sarò qui a nominare, altre canzoni, cantanti e gruppi musicali vari. Questo sempre perché sono una persona oggettiva che non si fa influenzare dalle cose, e perché sono uno scorpione. Io non mi limito a odiare una persona. Odio tutto ciò che lei ama. Non basta, dai, la smetto. No, non mi piace il Soldato d'Inverno. È un brutto personaggio. Veramente non mi fa impazzire. E poi ha fatto un torto ad Iron Man. Iron Man non si tocca, è l'amore della mia vita, quindi sono abbastanza motivata a odiarlo. Buonasera, Shotted. Noi scorpioni? Rancorosi? Ma che... mica è vero, non ho mai serbato rancore per nessuno, nascondo i cadaveri. Posso farti una domanda? Certo, la giornata just chatting, però attenzione alla domanda, sempre nel limite dell'educazione e del rispetto umano. Perché abbiamo una regia che banna appena vede cose che non gli piacciono. Quanti anni ho? Di dove sono? Shotted, mi metti in difficoltà. È una domanda di alto spessore culturale, non sono in grado di rispondere. Ma vuoi la verità o una bugia? Allora, in teoria avrei 22 anni. Però quella è la mia età mortale. La mia età di Danny, scusa, di questo cosmo, è quando ritroverò il mio potere mancato, vi sottometterò tutti. Ne ho tipo 3.000 e passa. E sono di Palermo. Si sentirà dalla cadenza dell'accento, sono siciliana e pazienza. Io volevo nascere in un altro posto, volevo nascere nella grande madre Russia, ma non ci sono arrivata. Non ci sono arrivata. Pazienza. No, ho 22 anni e sono di Palermo. Cavolo, perché cavolo? Ma che vuol dire hai scommesso soldi? Ma che vuol dire hai scommesso soldi? Ho perso, perché? Cioè, non ho capito. Ma perché hai scommesso soldi? Su che cosa soprattutto? Quanti anni mi davi? Non ho capito. Hai perso 20 euro. Vorrei sentirmi in colpa, però... però, scusami, invece di partecipare alle scommesse in cui perdi 20 euro, se proprio hai questa voglia di perdere soldi, donaceli al canale. 22 campana. Dannazione, vedi te? Quindi credevi fossi tipo napoletana? No. Mi dispiace, Shotted, non volevo farti perdere questi soldi.
che dicono in chat prima. Allora, ora vi leggo. Ma poi non capisco proprio quelli che dicono che siamo vendicativi. Thanatos, è vero, cioè non ci sono le basi per chiamarci vendicativi. Vabbè, sono questi falsi miti. Gometing Cup, un Merion 544 anni, viene dall'Ade in quanto Persefone, vero? Ma ne ho un po' di più, me li porto bene, ne ho un po' di più di 544. Essere oggettivi è assai arduo, ma sono gusti. A me il soldato non causa sentimenti potenti, anche perché non ricordo molto il film. Il soldato d'inverno non lo adoro per nulla, meglio il placido della DC cappuccio rosso anche a 68. Mi si chiede dalle fanciulle. Mamma. Guarda, sono anche cazzi miei. In estate Fosso Palermo, quanto Lade. Lade sarà la sua età, no, neanche lui lo sa. Te lo dico io che la sto studiando, la lingua russa, almeno per me, è alquanto rognosa. Io ho scommesso di più. Chill. Nami, ma almeno fai le scommesse che sei di vincere, dai. Nami, vado di perdere tempo. Choose my friend. Ma... Shooted, rifatti con un'altra scommessa. Scommetti qualcos'altro su di me. Tipo, è bella intelligente? Io dico sì. Sei sicuro che i soldi li prendi tutti? Almeno sulla parte dell'intelligente. Oggi siamo anche modesti! No, ma è il mio modo di reagire all'imbarazzo. Cioè, ovviamente, è il mio modo di reagire all'imbarazzo. Dico cose che non penso. E niente, Shooted, cioè, hai perso questi soldi. Mi dispiace per te. Potevi investirli in modo migliore. Bravo chi invece ha detto che non ero campana. Bravo lui. O lei. O chiunque gli sia, asterisco. Aspetta, non l'ho letto. I suoi capelli sono del loro colore naturale? Sì, no. Thanos? Sì che lo sono. Ovviamente. Il fatto che io ogni tanto mi tinga qui sopra di nero, solo perché così la gente possa immaginare che io non abbia... Sangue nordico, solo per depistarvi, è un fatto oggettivo. No, in realtà no, non è la ricrescita, sono i brutti pensieri che macchiano e sul bianco si vede. Non ho nessuna ricrescita, non so voi di che cosa stiate parlando. Per la sua mossa delle pistolettate a testa in giù di cappuccio rosso l'ho adorato, non lo conosco, ma Luce, c'è un ma. Cosa stai scrivendo? Ma cosa? Più che altro, qual è il suo colore naturale? Ah, credevo fosse la cupola del pensiero genialoide. No. Se no, poi scommettete su quello che sta mangiando. L'ho finito, uffa! Lo adoro talmente tanto da aver completato su Injustice 2 il suo contenuto aggiuntivo. Qual è il mio colore naturale? Ma ne abbiamo parlato, Vampiro Cyborg. Ne abbiamo parlato del mio colore naturale. Il verde, certo. Sono verde naturale, verde acqua naturale. Sono una testa d'alghe naturalissima. Che siete, ragazzi, mamma mia. Io sto ancora aspettando la frase che seguirà quel ma di Luce. La DC è un solo ma. No, l'avrei messo un H. Non è un ma. No, non conosco abbastanza la DC da unirmi alla conversazione. Ragazzi, mi sento tipo come quando da piccola mi escludevano i maschietti perché loro parlavano di supereroi e io non sapevo niente dei supereroi. Ma perché sapevo tutto dei super cattivi? Non peraltro. Qua nascono amicizie. No, speriamo di non starmi raffreddando, ragazzi, mamma mia. È questo. Allora, è stata una serata incredibile. No, dai, sta continuando, però
apriamo un altro argomento di conversazione. Trovatemi un altro argomento di conversazione. Abbiamo parlato di supereroi, abbiamo parlato di League of Legends, abbiamo parlato di altre cose, di miei progetti, come se ne avessi davvero. Abbiamo parlato di League of Legends, abbiamo parlato tanto di League of Legends, sì. Abbiamo parlato di scommesse che sono state perse perché non si scommette sulle cose veramente importanti, si scommette sulla mia età, come se ne avessi una. E sa da dove provengo. Vabbè. No, però ogni scelta è... scelta di questo ragazzo. Shooted, se ci sei ancora, ti vogliamo bene. Iscriviti al canale, seguici, perché siamo anche simpatici oltre che stronzi. No, non sto parlando di me al plurale. Sto parlando della mio magnifico entourage di colleghi, quali Sir Daniel e Regis, no scusa, quali Daniele, Giovanni, Deb ora e Federica. Un ma sui tuoi capelli, Lule. E qui mi deludi, perché Lobo non è su, non mi interessa. È un villain antieroe. Ma io non lo conosco, non sono così preparata sulla DC, sempre perché sono una persona oggettiva. E non è che a questa persona altra piaceva tanto la DC e quindi io non mi ci sono appassionata. No, assolutamente no. Non ho proprio fatto così con la DC. Parliamo del perché non vai in vacanza. Perché non ho i soldi. Perché non ho i soldi. Banalmente, perché uno non va in vacanza? Cioè, perché uno non parte e non viaggia? Perché non ho i soldi da spendere in queste cose. Ecco. Vedemos musica come suggerisce l'età di viaggi. Eppure uno dei più bisfrattati della maggior parte delle persone. Bisfrattati. Recentemente ho riletto una saga molto carina, la prima trilogia di Hyperversum di Cecilia Randall. No, però sai che me l'hanno consigliata? Me l'hanno consigliata, non la prima volta che la sento nominare. Com'è? Ti è piaciuta? Vabbè, hai detto che è molto carina, quindi penso che ti sia piaciuta. Abbastanza leggero, niente di complicato, bisogna dire, ma interessante l'idea. Poi me la cerco, in realtà. L'avevo già cercata, ma non... in questo momento non mi sovviene. Però... scusate, fa troppo caldo. Parte il mal di gola. La cercherò, ti dirò. Perché ultimamente mi sto... ultimamente sto cercando una saga fantasy a cui riappassionarmi. Nel senso, una saga bella, corposa, da world building pesante. Sono andata alla Feltrinelli lo scorso giorno, sono andata in libreria e non ho trovato niente, nel senso erano sempre solo le solite saghe, la Bardugo, la Black, la Claire, lì non le smuove nessuno, il Trio delle Meraviglie, e poi George Martin ed Harry Potter, ma io tutte queste saghe le ho lette, basta. Sì, dovrei continuare la Bardugo, avevo Tenebre e Ossa da finire... gli altri due libri della saga, però non è un world building chissà quanto effettivamente bello, pregno, quindi non lo so, ho un po' passato la fase Bardugo al momento, quindi volevo buttarmi su qualcosa di medieval pesante, ok, però non ho trovato niente. Alla fine penso che mi ributterò sul Trono di Spade, magari la volta buona che finisco i libri, solo che il mio problema del Trono di Spade è che ero arrivata esattamente a metà serie. E quindi ora non so che serie di libri. E quindi ora non so che fare, perché io ho i libroni, ok? Quel mucchio di 6 libroni, tanti così, che ne contengono 2-3 al suo interno, non si capisce perché non sono staccati. 2 libri. Avevo letto il primo, avevo letto il secondo. Attenzione. Ah, ok. Ok. Le avevano divisi. Perché in effetti non è che c'è uno stacco, dici, però ok, ero arrivata al terzo librone, finito quello che ho fatto, e quindi dovrei rileggermi il quarto e il quinto, e non so se c'è un sesto, se non è uscito, forse no.
No, non è quello che non è uscito. Però il punto è che non mi ricordo, non è che non mi ricordo niente, però non ho gustato, cioè non ricordo i piccoli dettagli. Ed è un peccato, perché io la serie la so a memoria, però le cose cambiano. E poi voglio riavvicinarmi allo stile di Martin, lentamente, con dolcezza. E quindi penso che ricomincerò a rileggere tutto il Trono di Spade da capo, sarà un'impresa incredibile. Perché o quello o mi ributto su Percy Jackson, ma signori, sono più di 10 libri, eppure quelli sono a memoria. Cioè, lo amo tantissimo, però non sono nel mood. Ho bisogno di qualcosa di medieval gore, pesante. E quindi sì, penso che mi butterò sul Trono di Spade. E prima mi piacerebbe rileggere La Canzone di Achille, perché è tanto che non leggo neanche quello. Ed è un libro bello. Vi ricordate quando l'abbiamo portato nel canale? Qualcuno di voi c'era? C'era un Marion? L'avete recuperato la live? Daniele c'era. Allora, recupero un attimo la chat. Non è così scontato. Ok. Ma tutta questa pubblicità alle persone altre. Ai ai. Non ho fatto pubblicità alle persone altre, Lule. La giovane lucente non conosce concorrenza per la sua dorata oscurità. Mamma mia. Domanda sui libri. Hai mai letto qualcosa della saga Wild Cards, sempre di George R. Martin? No! Non l'ho letta. Ma c'era un motivo. Fammi vedere un attimo di cosa si parla. Ecco perché non l'ho letta. Serie di racconti, romanzi di fantascienza e supereroi. Ti ho spiegato il motivo. No, non sono il mio genere. Ci provo, ve lo giuro che io ci provo a leggere la fantascienza, ma non mi cala, non ci riesco. Appena sento cose high tech e roba tecnologica, il mio cervello si rifiuta. Cioè, non ce la faccio. L'unico libro fantascientifico che leggerei mai e che ho letto è quello di Dan. E basta. Gli altri no. E poi non sperato, perché mi hanno costretto a leggerlo qui in live, ero tipo basta, vi prego, basta, vi prego. Quindi no, Thanatos non l'ho letto per questo. Raga, io devo staccare comunque, grazie per la compagnia, buonanotte a tutti. E buonanotte Scientist for Fun, te ne sarai già andato, ma buonanotte. Trama molto sintetica. Due ragazzi dei giorni nostri sono appassionati di giochi virtuali e vengono trasportati nella Francia del 1200 circa. Scritto leggermente che vada con Game of Thrones. È un fantasy per ragazzi. Lo so. Però ho proprio bisogno di lessico pesante, introspezione pesante, descrizioni infinite, tanti giochi di potere, tanti giochi di trama, tanti storyline, tante plot twistoni, quindi penso che mi butterò su Game of Thrones alla fine. Vedrete le mie storie su Instagram, su me che sclero, tutto pur di non rileggermi per la sesta volta Nevernight, perché però lo devo portare qui in live, lo dobbiamo portare, dobbiamo cominciare a riportare qualche secondo libro che abbiamo, perché abbiamo cominciato tante saghe l'anno scorso e non siamo ancora riusciti a portare i seguiti. Dovremmo cominciare a portare i seguiti. È d'accordo, Dan, a posto. Certo che c'era Omerion, c'è. Ancora La Canzone di Achille non ci sono arrivato. Oggi ho visto gli inchiostricchi trasposti in forma personaggi classici fantasy in locande. Così sciorchi come fatti. Ma sai che non è tanto distante? Sei all'estate scorsa. Sei quasi lì. Vampiro Cyborg. Sei quasi arrivato a destinazione, però ancora non avevamo i microfoni belli, forse neanche la webcam bella. Quindi non, per me non è la stessa cosa, cioè mi rendo conto che la lettura con il microfono è tutt'altra questione. Poi magari lo riportiamo un giorno, La Canzone di Achille, anche in una live in solitaria, chissà, chissà. Comunque è un bel libro da leggere. Se vuoi la saga bella bella, ma si passa in tutt'altro genere, è Sherlock Holmes. Ah, vabbè, sì, certo. Lo devo leggere. Era in wishlist. Lo devo leggere da un sacco di anni. Però, te l'ho detto, al momento sono proprio in mood da fantasy pesante, medievale, sporco e puzzolente. Quindi
coi cavalli. Ma non c'erano i microfoni, non c'erano i microfoni. Quindi, Bruno, grazie dei consigli. Me li segno tutti, soprattutto Sherlock. Però, niente, penso che mi butterò proprio sul Trono di Spade alla fine. Alla fine si torna sempre dove si è stati bene. E prima stavo dicendo che la tua sorella è tutta panna. Non pubblicizzerebbe solo te. Sì, è vero. Se Lule avesse in mano il potere della pubblicità, non esisterebbe nessun altro. Non io. È più brava lei a fare pubblicità a me. Magari anche Dan e i suoi amici, per carità, sì. Però Lule è più brava lei a fare me pubblicità che di quanto lo sia io, di quanto io sia interessata. Cioè, lei arriva e... è troppo brava. A me basta che siete voi anche solo radiofonicamente. Pettucci, che piccolo, che sei cute e grazioso, vampiro cyborg. Ci fa piacere. Ci fa piacere saperlo. Veramente tanto. Questo... Tata la... dobbiamo ricominciare a prendere un po' in mano le redini del canale ora che è passato un periodo stressante. Appena Dan riesce a riprendersi, magari torneremo ad avere un programma. Che c'è? Ti sta allontanando, vabbè. Però che bella poltrona che ha, ma com'è che anche in casa di sua madre è una bella poltrona? Ma è vero che alcuni di noi siano in vacanza, quindi possibilmente... Che hai in mano? Dobbiamo continuare il libro game. Lo so. Lo so, tesoro, ma come fai a sfogliare le pagine con una con un braccio? Col PDF come tu. Vabbè, gioiuzza. Le carte le tiri fuori con i denti, tesoro. Lo facciamo. Tra l'altro poi... è caduto il mio ventilatorino e ho molto caldo adesso. Aspettate che lo recupero. No! Tra l'altro, quando la prossima live del libro game, possibilmente è l'ultima, e io neanche ci sono a leggere con te, quindi dovresti leggere tutto tu, fare tutte cose tu. Avete visto la mia ricetta? No, infatti, appena ti riprendi facciamo questa piccola live di Alice. Posso avere anche quel potere, watch me. Lo so. Finita la sessione d'esame? Sì, l'ho finita, sono contenta. A settembre c'è l'altra, ma al momento non ci voglio pensare. Sono in vacanza, per due settimane sono in vacanza. Poi si ricomincia a pieno regime a lavorare al resto. Promesso, mi devo dare un sacco di esami, però per ora ho dato, per ora ho scavalcato questi scoglietti. Voi finita, com'è andata la sessione, ragazzi? Se ancora alcuni di voi non sono in sessione, come sta andando? Come sarebbe non ci sei cosa? Ecco. Ah, sì, no. Non ci sono a leggere, ci sono ma a disegno. Cioè, il piano nostro era di fare l'ultima live del libro game con un mio disegno con Alice, che già avevo iniziato a schiacciare, e Dan alla lettura. Solo che, anzi, addirittura volevamo fare una piccola maratonina, cioè, perché non finirei un disegno in 2 ore, parliamoci chiaro. Quindi volevamo fare una bella live anche di 3-4 orette. Solo che è successo quello che è successo, beh, non fa niente. Quando Dan se la sentirà, anche soltanto di stare seduto nella stessa posizione per 4 ore, perché è quello più che altro, faremo la live. Nel frattempo si spera di tornare a regime pieno con tutti gli altri, anche se l'estate è sempre un po' un periodo scomodo perché gli altri sono in vacanza. Quindi tra connessioni che non ci sono, spostamenti vari, arrivo tardi a casa, sto uscendo, è un po' così. Però vi riportiamo piano piano le scritture visive, anche soltanto la parte della scrittura senza il visivo.
gli story, il just chatting, magari qualche volta giochiamo tutti insieme a Gartifon. Per noi universitari non esiste una fine sessione, è vero. All'inizio è un continuo. È un continuo, anche se io, sta sessione di giugno-luglio l'ho completamente mandata a quel paese. Lavorando 12 ore al giorno non ho avuto per preparare psicologia. Hai fatto bene. Hai fatto bene. Io penso che non bisogni stressarsi. Già la sessione è stressante. Però mettersi lì a stressarsi ancora di più è deleterio per il cervello. Bisogna sempre pensare prima a se stessi che agli altri, o sessione stessa. È una cosa che non ti sentivi di fare e non l'hai fatta. Pazienza. Niente succede. Io pure ero partita con l'idea di darmi 4 esami. Ne sono riuscita a dare 2. Ne dovevo dare 3. Ho studiato pure per il terzo. Mi sono presentata e non... Per varie cose, per programmi e professori che erano stati gli stessi, ho detto, ma sai che c'è, sta mala figura, non la faccio, lo do a settembre l'esame. Pazienza, non succede niente, non mi ha ammazzata nessuno e vorrei ben vedere, cioè, ci provassero. Giusto, Dan. Sto bene, le mie soddisfazioni me le sono prese anche a questa sessione. Certo, ero partita con darmi 4 esami, ne sono dati 2. E pazienza, cioè, chi se ne frega, alla fine non mi daranno una medaglia comunque se... Non me l'avrebbero data lo stesso la medaglia, perciò. Ma la live che fine ha fatto? C'è ancora la live? È solo per me. Ah, dove è solo per me? E la mia finale è il 19. Oh, Mario, io ti mando tutti gli auguri possibili, che hai ancora altri 10 giorni in sessione. Non so come farai, veramente. Poi con il caldo. Poi non so che tempo c'è da voi, perché sto vedendo che a Milano c'è un casino assurdo. Ci ho visto trombe d'aria, pioggia torrenziale, qui c'è sempre caldo, c'è sempre un caldo assurdo, anche se oggi qualche nuvoletta c'era. Quindi si spera che piova, non sapete quanto sto pregando che piova. Anche se Palermo non è in grado di gestire una pioggia in estate, perché voi dovete sapere che palermitani, se non piove più di 2 giorni, si dimenticano cos'è la pioggia e cominciano a dire, oh, ma cade acqua dal cielo, non è mai successo. Come facciamo? Che dobbiamo fare? Quindi la città entra un po' in confusione quando si tratta di piogge torrenziali e tempeste. Più che altro considerando che al campus sono 90 bambini da gestire, di cui almeno la metà problematica arrivo a casa che non ho più neuroni. Tipo 7. Wow! 90 bambini! Ma sei una sottospecie di eroe! Sei un eroe nazionale! Qualcuno a te dia una medaglia! A Milano c'è un alternarsi virulento tra caldo al morto. Il temporale dei after tomorrow. Mamma mia. Mamma mia. Milano per ora è... inavvicinabile. Terribile. Ieri il tempo ha distrutto tutto. Qui in zona da me... Milano sud dei Navigli sembrava una scena di guerra. Macchine sfondate, vetriotte per i caduti. Oggi invece caldo soffocante. Ma sapete che in fondo non mi lamenterò più del caldo, cioè mi fate sentire in colpa, mamma mia, devastazione assoluta. Ciao Lilites, ciao Ivi, come va? Come è andato l'esame? Ti faccio ridere, non l'ho dato l'esame perché no, l'ho studiato, mi ero presentata, però una volta che mi sono presentata il professore non era più lo stesso. Durante le sue lezioni aveva fatto un programma totalmente diverso da quello del mio professore. Il mio professore aveva avuto un approccio più antropologico e filosofico alla materia. Stavo dicendo filologico, cioè niente. Più filosofico alla materia. Mentre questo professore invece aveva detto tutte le mostre, come devono essere fatte, come erano fatte, tutte le varie fasi storiche, ok? Aveva più un approccio storico. Quindi alla fine... su alcune cose non ero preparata, cioè gli avrei potuto dire il mio programma, ma lui non voleva il mio programma, quindi ho detto edito. Tra l'altro un ragazzo prima di me ha fatto l'esame e è stato totalmente rimandato, quindi ho detto, ma perché devo fare sta mala figura? Professore, ho cambiato idea, ma la do a settembre, è un problema? No, a posto, arrivederci. E quindi a settembre la do. Però grazie dell'interessamento, mia madre non ce la fa con 26 tra poco. Hai visto i video di Rozzano? No, ma non è per me la domanda.
Lo so, Ivi, ma guarda, mi sono dannata perché ho detto a sto punto potevo restare alla festa, potevo uscire sabato prima, però io il mio l'ho fatto, cioè di questo sono contenta. Non mi sono dato l'esame perché non avevo studiato, perché ero stanca, non mi andava. Non mi sono data l'esame perché, causa di forze maggiori, perché non mi andava neanche di provarci a fare una brutta figura. Ciao Pastore Alessandro, grazie del follow, ti saluto anch'io. Benvenuto nel canale degli Inchiostronauti, vedi me? Ma gli Inchiostronauti non sono solo io, ci siamo 5 ragazzi, siamo Gabriella, medesima, Daniele, Federica, Giovanni e Deborah. E in generale in questo canale si parla di scrittura, lettura e disegno. Siamo tre lettori e barra scrittori e due illustratori. Anche se ogni tanto facciamo switch di cose perché ci piace tanto. Tu come stai? Come va? Come sei arrivato qui? Comunque specifico che i 90 bambini non li gestisco da solo. Ma ci mancherebbe, cioè ci credo. Cioè, per una madre è difficile gestire un bambino o due. Figurati un tutta sola 90. Voglio dire, con tutto il bene, sarai un eroe nazionale. Però anche così sei un eroe nazionale. Però mi capita spesso di gestire quelli problematici, tipo quelli che impazziscono e prendono a pugni gli altri, quelli con problemi di gestione della rabbia, le bambine che ti saltano in braccio come fossi un peluche. Ma parli di me! Ma parli di me! Ci vuole una pazienza immensa. Ci vuole una pazienza immensa già a stare a contatto con i bambini. Non oso immaginare a stare a contatto con i bambini particolarmente iperattivi, non mi sento dire problematici. Pastore Alessandro, sto bene, passo per caso. Conosci il grande Filippo Cappadic? No? Scusa, Dan. Però Daniele lo conosce. Daniele sa chi è. Io mi discolpo, posso dirti che non amo il genere cyberpunk, fantascientifico, sci-fi e tutti gli affini. Non sono un amante del genere tecnologico in generale o alieni in generale. Ahimè, ho dei limiti anch'io. Però ci sono altre persone favolose e fantastiche in questo canale che lo conosceranno di sicuro, quindi tipo Daniele nelle mie orecchie alla regia lo conosce e ha un po' avuto il cuore spezzato quando io ho detto di no, quindi perdonez-moi. Ma fortunatamente io non ho università a cui pensare per ora. Ma meno male, Ivi, credimi, meno male. No, da te. Io mi dissocio da me stesso perché pensavo che quel nome fosse una super cazzo. Io pure a un certo punto. Io pure per un attimo ho pensato, ma è un modo per farmi leggere una cosa e ridere di me perché non mi rendo conto che è una battuta? È tipo quando alle professoresse fai leggere dei nomi strani, e loro non si rendono conto perché invertono nome e cognome. Ho detto, magari è una presa per il culo, invece no, dai. Chiedo venia. Non è una trollata, praticamente Blade Runner l'hanno preso dal suo libro. Che io lo conosco? No, non lo conosco. Non conosco neanche quello, scusate. Oh mio Dio, quanto faccio schifo. Però Daniele sempre, Daniele giuro che lo conosce, non è una voce nella mia testa, Daniele esiste, cioè non lo vedi, ma esiste, gli altri in chat possono confermare. E Daniele lo conosce tutto, cioè Daniele lo sa. Ecco chi mi ricordava, parlo mio padre. Limiti anche tu, ma degli orizzonti immensi. No, sono una persona limitatissima, ho dei limiti, tipo che non riesco a stare davanti alla TV per più di 2 ore. E già quelle 2 ore per me sono una sofferenza. Tipo che non riesco a leggere roba con la tecnologia, perché per me i libri devono essere o medievali o ottocenteschi, ma più andiamo avanti più soffro. Tipo che sono una persona assolutamente oggettiva, cioè non è che baso le mie preferenze sul fatto che ho i miei odi in base al fatto che persone della mia vita in generale gli piaceva prima, cioè, no, sono una persona calma, tranquilla e pacata. Dan conferma.
Non è vero, non credetele, non esiste, lei sente le voci, non dire io altrimenti ci dà il sonno con il veleno perché te lo scrivi. Non è vero, te ne esiste, lo vedo, è qui. È qui, è qui in tutta la sua bellezza e magrezza, maledetto a te se non ti faccio mangiare per forza le cose. Mi sta scomparendo, ragazzi, lo facciamo mangiare in live. Prossima live vedete me a casa di Daniele, tipo mangia, mangia il sushi. Esiste Daniele. No, non lo vedo solo io. Non è in chat mai qui con me su BS. Uffa, Thanatos, tu sai chi è Daniele. Ecco, non cominciamo. Sarebbe molto divertente e anche probabile, ma io posso provare che Daniele esiste. Perché non volo. E tutte le volte che mi ha accompagnato da qualche parte in macchina non ci sono arrivato a piedi. Banalmente, io non guido. Non sentivo nemmeno la voce. Thanatos, no. Lo lasci in pace a Daniele. Lo lasci in pace. Non deve entrare. È in vacanza. È mezzo morto su una sedia. Cioè che in vacanza giustamente mi sta correggendo perché esiste. Dice sono in malattia. Cioè in malattia, lo lasciate in pace. Esiste comunque. Pastore Alessandro, se ti iscrivi al gruppo Daniele, vuoi scrivere in chat così, cioè per dire è vero, esisto. Che è per pazza psicotica. Ok, bravo Thanatos che inaugura un muro di cuori per Daniele. Che io non ho più perché non sono più abbonata al canale. Però un giorno qualcuno di voi mi regalerà un abbonamento e quindi avrò di nuovo le emoticon. Perché sono una persona orribile e non mi abbono al mio stesso canale. Ma va bene anche così. Sì, è vero, esiste. Non sono un profilo fake di Gabriele. No, infatti, ho le mani qua, non sto scrivendo niente. Sono un profilo fake di Gabriella, scriverebbe così. Magari ragazzi, cos'è diventata questa live? Che cos'è? Che sta succedendo? Daniele esiste. Daniele esiste. E basta. Ci sono un sacco di video su YouTube che lo dimostrano. Che cavolo, ci sono i nostri backup. Ma anche una live di settimana fa, Daniele. Esatto, diglielo, Vampiro Cyborg, esiste ed è fantasticoso. Sei fantasticoso, Dan. Grazie, che... Dice Daniele magari, Thanatos. Umerion gifti da tier 1 sub tu macabre trattino basso seaweed trattino basso brain. They have I given 31 gift subs in Itay channel. Che bella la voce meccanica che dice il mio nome in inglese. Grazie Umerion, grazie mille. Ecco, te lo scrivo pure. Grazie. Bacione. Ora ho l'emoji, è vero. Ora l'emoji posso fare il muro di cuori per Dan. Basta, Thanatos, mi stai confondendo. Uffa, non è giusto. Io lo so che Daniele esiste. Basta. Basta. Gabriele trattino basso sì, trattino basso per... Ragazzi, io lo devo... No, basta, vi giuro, anche i miei amici. Ci sono persone che mi conosco da anni, sanno che mi faccio chiamare Macabre e mi dicono Macabre. Oh, Macabre. Ragazzi, è Macabre, vi prego, basta chiamarmi Macabre. Ve lo giuro, è brutto. Ma quale psicotico si chiamerebbe Macabre? Che soprannome è Macabre? Cioè, è Macabre. Uffa. O Macabriella, perché è una bella... è un bel mix fra il mio nome e Macabre. Macabriella, ok. Andiamo, non ce la fai più. Va bene, ragazzi, allora,
Vi ringrazio tantissimo per la compagnia. Vi ringrazio tantissimo per tutti i follow, tutti gli abbonamenti. Ringrazio Marion per aver regalato a me il mio. Vi ringrazio per avermi tenuto questa compagnia stasera. Vi ringrazio per la pazienza di stare aspettando i regali per gli abbonamenti di maggio e giugno, che vi ricordo arriveranno. Noi torneremo. Quello di maggio arriva domani. Mi dice Daniele, che esiste qui, che domani vi arriva quello di maggio, che vi ricordo non avrà un testo, ma avrà la versione illustrata Prestige o Prestige del disegno originale, quindi comunque vi arriva qualcosa, è sempre il regalo. Il regalo di giugno arriverà a luglio, tra qualche giorno, appena smetto di scriverlo, e i ragazzi ovviamente di disegnarlo. Non sappiamo, ho il singhiozzo, non sappiamo il programma preciso delle live, però cercheremo di riprendere con più live a settimana nei giorni sempre prestabiliti, martedì, giovedì e domenica, e di evitare meno cambi d'orario possibile e meno cambi di giorni possibili. Sempre dipende da come sta Dan o dalla capienza dei nostri computer, ok? Quindi vi ringrazio di nuovo per essere stati con noi, grazie sempre per la pazienza, grazie sempre per il supporto. Noi, me e Dan che è qui in silenzio, vi auguriamo una buona notte, grazie della compagnia e ci vediamo, si spera, martedì prossimo. Per ogni aggiornamento seguiteci su Instagram o abbonatevi e ci iscrivete sul canale Telegram, ok? Buonanotte!